Viaggiatori! Ciao! Allora, sentiamo il profumo di brulè, di cannella. Quindi, i mercatini. Quindi questo weekend appunto andremo su in Trentino a visitare un mercatino di Natale che ci era stato consigliato l'anno scorso, ma che però ci è sfuggito per mancanza di tempo. Andremo ai mercatini di Rango. Sì. Venerdì sera, appena finito il lavoro, già in veste natalizia, Michele ha caricato il camper in un make non si dica, tempo di fare la doccia, tutto pronto, quindi signori, ci vediamo a Rango! Ai mercatini! Signori, buongiorno! Buongiornissimo! Guardate che giornata oggi, spettacolare! Ci siamo appoggiati a questo parcheggio degli impianti sportivi vicino a Rango e viene aperto solo per i mercatini di Natale praticamente, sì. Costa 10 euro 24 ore e tutto il ricavato va all'associazione sportiva, quindi secondo me tanta roba. Ci sono i bagni che non ho capito, caldi, forse solo se sono aperti solo di giorno, forse c'è la scritta. Non lo so, vabbè. Però sono riscaldati, quindi tanto di cappello, c'è lo scarico delle acque. Fino all'anno scorso c'era la corrente, ma poi era ingestibile vista la quantità di camper, ci sono veramente tanti. E da quest'anno quindi la corrente non c'è più, però 10 euro secondo me ci sta, e un quarto d'ora a piedi dai mercatini. Stamattina piccolo giro di ricognizione. Perché e poi ci rigodiamo questa sera col buio. Assolutamente sì, ma intanto andiamo su a vedere. E non in compagnia, non so se li vedete in fondo le non siamo soli. Sempre con i nostri milanesi del cuore, quindi Luca e Roberta, questo weekend. Dopo 3 mesi dalla Danimarca, signori. Si sono riuniti. Ci siamo. Ragazzi, è stupendo! Vieni di qua. Magari è l'ora di vederlo stasera, illuminato. Però è bellissimo. Giornata stupenda, qui è bellissimo. C'è un bel mare di gente. Sì. Ragazzi, sembra un labirinto, è stupendo, ci si perde. Sì, Luca e Roberta abbiamo già perso dopo 5 minuti praticamente. Sì, li abbiamo più visti. Stupendo. Con i milanesi. Li hanno trovati. Si
Ragazzi, olè. Ufficialmente è Natale. Ragazzi, ci risiamo. Ripartiamo, sono le quasi le 4. Sì. Infatti la luce sta scendendo pian piano. I mercatini chiudono alle 6:30 e noi andiamo su a piedi, sono circa 20 minuti, sì, un quarto d'ora. È molto semplice la camminata, per chi volesse in giro per il paese ci sono tutto il giorno i bus navetta che vi portano avanti e indietro da qui, dai vari parcheggi per le macchine, quindi servizio top, come servizio sta. È molto molto bene, si è anche svuotato parecchio rispetto a stamattina, molto strano, però ok. Abbiamo fatto comunque un sopralluogo stamattina, come avete visto, i mercatini, e non vediamo l'ora di vederli illuminati perché deve essere stratosfericamente bello. Sì. Oggi effettivamente sentire sono bellissimi i mercatini di rago. Ah, no, è veramente strano, perché comunque ci si perde. Sì, sì, veramente. Non vediamo l'ora di andare su, quindi ci vediamo su. Siamo e li vediamo. Come per andare in Alaska, sappiamo. Sì, multistrato, è freddo. E dopo sarà freddo caldo. Assolutamente sì. Quindi obiettivo andare su, prendere un brulè, scaldarci un po' e visitarli illuminati. Ci vediamo su. Ciao. Merendina, brulettino e castagne. Tanta roba. Vai. Ragazzi, venite da Giulia e Mauro, a belle grappe calde. Oh, allora ragazzi, i mercatini di rango consigliati, super, direi così. Di sì. Scusa, scusate. Amore. Vai. Facciamo fatica. Dai, andiamo. Parcheggio dove abbiamo sono stato, secondo noi merita, uno per il prezzo, due per la posizione. Sì, sì. E comunque sì, qui si respira un'atmosfera pazzesca, è bellissimo veramente. Pensavamo ci fosse più caos stasera, invece è vivibilissimo. Sì, ce n'era di più questa mattina. Sì, sì, stranamente wow. Sì. Quindi signori, vedete a rango, molto bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!